chiamo Claudio Di Biagio, 26 anni, aspirante o potenziale regista italiano e autodidatta. E questa cosa purtroppo in Italia non è vista bene. E niente, vengo dal web, fondamentalmente la mia nascita creativa è sul web, dove ancora c'è un po' di libertà appunto nel mio paese. Diciamo che negli ultimi 4-5 anni sto tentando, insieme a tanti altri e insieme a Luca Vecchi, che è il mio collega in questo progetto, Vittima degli Eventi, di apportare una piccola rivoluzione in Italia nell'audiovisivo, nella comunicazione audiovisiva. Io sono Valerio Di Benedetto, ho 29 anni e sono un attore di Roma. La mia formazione nasce dal teatro. In questo percorso formativo ho, diciamo, associato spettacoli teatrali a web series, a magari progetti più o meno indipendenti, che mi hanno portato poi ad avere un'esperienza tale e a conoscere delle persone per arrivare poi a fare questo progetto. Ogni individuo è vittima della propria maledizione. Qual è la sua, signor Dog? Decidiamo di fare Vittima degli Eventi, quindi questo fan movie, un vero e proprio film ispirato a Dylan Dog, perché in 30 anni non ha mai ricevuto, secondo noi, diciamo, la giustizia che appartiene al fumetto in audiovisivo. Ci hanno provato gli americani, avendo i diritti audiovisivi del personaggio, non ci sono riusciti, e quindi noi abbiamo chiesto agli utenti e soprattutto ai lettori di Dylan Dog, italiani e non, di supportarci. I was fascinated by the fact that it's one of the first Italian film produced with crowdfunding, and I believe there is a lot to explore there. You don't need to find a rich producer to make a good film with professional actors and with a professional crew. The people who believed in the project paid for it and are enjoying it. And I think already that's a great idea. Io e Francesca Bianchi, la mia co-founder di The Creative Shake, abbiamo conosciuto Claudio circa 2 anni fa qua a New York. Quando mi ha parlato di questo progetto, diciamo, di crowdfunding, abbiamo subito pensato che fosse anche un'opportunità per noi, perché far conoscere, diciamo, un prodotto, se così vogliamo chiamarlo, italiano negli Stati Uniti. Grazie anche a Sara Massarotto, che ha una forte esperienza nelle PR, siamo riusciti appunto ad attirare l'attenzione dei media americani ed italiani negli Stati Uniti. Quando ragioniamo su Dylan Dog, ragioniamo quindi su un fumetto che nasce 30 anni fa in Italia da disegnatori e sceneggiatori italiani. Tiziano Sclavi non aveva nemmeno mai viaggiato più fuori di Parigi, quindi non era mai nemmeno arrivato a Londra, non c'è mai stato. Quindi si sta parlando di persone che immaginano un mood, che lo completano in una sorta di cartolina con quello che vivono loro, e quindi con l'Italia. E Roma diventa un personaggio. Roma diventa un personaggio importante nella storia, perché cattura esattamente il mood che il fumetto ha. È una rivisitazione, un reboot, è moderno ed è soprattutto contestualizzato. In Italia ci abbiamo un sacco di problemi, Dylan Dog ha i problemi che ha l'Italia, quindi questo è molto importante. Di tutti gli incubi in cui potessi capitare, questo è quello più spaventoso. Sette mesi senza l'ombra di un caso. È davvero tutto finito? Davvero si è trattato soltanto di un sogno, Dylan? Vittima degli Eventi non è il film definitivo su Dylan Dog, è una nostra rivisitazione. Io e Luca abbiamo pensato fin dall'inizio a come portare, a come creare una rotondità vera e propria attorno al personaggio, una plausibilità. Quindi la prima cosa che tu devi fare, specialmente quando vai ad affrontare un libro, un comic book, insomma qualsiasi cosa non sia nativo cinematografico, è ragionare sulla trasformazione di questa, su un altro media. Il fumetto, e molte inquadrature, molte atmosfere, molti colori sono prettamente presi dal fumetto, ricordano fedelmente. No, perché un incubo che si rispetti non c'è mai fine. Siamo stati molto tranquilli in fase di preparazione, abbiamo preparato il personaggio prima, mesi prima, e quindi in realtà, approcciando in questo modo, quando siamo andati poi sul set avevamo ben chiaro ogni
tipo di direzione che dovevamo prendere. E una volta portato a termine il lavoro, io sono stato molto soddisfatto, cioè rifarei tutto da capo come abbiamo fatto. A little behind the scenes scoop that Dylan Dog is definitely one of the most beloved characters in Italian comics, but right here we are in Martin Mister's land. Martin Mister, who is another character created for the same publisher of Dylan Dog, he's a professor at New York University and he has his little apartment exactly three blocks from Casa Italiana. And since Martin Mister and Dylan Dog also got together in a couple of adventures, I think it's a great way to bring them back together in this occasion. Lo portiamo qua in America grazie innanzitutto a una connessione con The Creative Shake, che è un'agenzia che ci ha supportato, e grazie alla Casa Italiana della New York University. E lo portiamo qua quasi con un sorriso in bocca e la curiosità, perché comunque è qui che Dylan Dog è stato trattato male, quindi è una cosa abbastanza per noi importante ed è molto molto emozionante. Fisicamente la prima volta che vengo a New York sono rimasto completamente rapito, poi non so perché mi sento a casa.